Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. I protagonisti di questo progetto sono il filato Bravissimo e Slipay. È di color nero, ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 150 metri. Ha una composizione del 100% acrilico. Poi abbiamo il filato Slipay, ha una composizione del 23% alpaca, 9% lana, 26% poliacrilica, 12% poliamidica e 30% poliestere. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 120 metri. È di color carta zucchero. Poi ci serviranno un paio di forbici, una goda lana, un metro, dei marcapunti e due uncinetti, il numero 5 e il numero 6. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per questo progetto utilizzeremo il filato Bravissimo 40 grammi e Slipay 30. Gli uncinetti utilizzati sono il numero 5 e il numero 6. La realizzazione di questo scaldacollo si crea realizzando un rettangolo lungo 72 cm x 18 cm. Queste ovviamente sono le mie misure, in base alla vostra misura vi dovete regolare. Per creare questo pannello dobbiamo avviare 31 catenelle più una, che corrispondono a una larghezza di 18 cm. Andremo avanti con righe di lavorazione fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Dopodiché dovete misurarlo e vi dico come fare. Allora ve lo mostro con questo pezzo di carta. Questo sarebbe il rettangolo. Noi lo pieghiamo in questo modo e poi in quest'altro, vedete? Questo è il modello dello scaldacollo. Mettete dei marcapunti e ve lo provate e verificate se la circonferenza della vostra testa va bene per questo scaldacollo. Quindi, una volta verificata la misura, vi potete fermare. Dopodiché andremo a creare tante catenelle, più o meno mezzo gomitolo. Comunque il calcolo è semplice. Avremo un totale più o meno di 15 quadratini, quindi questa catenella entrerà attraverso questi quadratini. Potete calcolare, per esempio, se abbiamo 15 quadratini e la lunghezza del rettangolo sarà di 72 cm, calcolate 72 per 15 quadratini. In questo modo ricavate la lunghezza delle catenelle, anche se io farei qualche centimetro in più. Quindi, creato il pannello, andremo a inserire queste catenelle e dopodiché daremo questa forma. In questo modo abbiamo terminato il nostro scaldacollo. Sarebbe una bella idea per i pensierini di Natale. Comunque, volevo ricordarvi che nel canale troverete un altro modello, sempre con la tecnica tartan. Metterò il link sotto il video e nella schermata finale. Detto questo, andiamo avanti con l'esecuzione del lavoro. Dunque, oggi realizzeremo un progetto facilissimo che si crea in pochissimo tempo, utilizzando la tecnica tartan. Allora, innanzitutto, la prima cosa da fare è realizzare un pannello lungo 72 cm per un'altezza di 17. La realizzazione del progetto originale è stata creata con il filato Bravissimo di color nero e l'uncinetto numero 5. Per comodità e farvi vedere un po' meglio la lavorazione, io andrò a utilizzare il color viola, creando un piccolo campione. Per realizzare questo pannello dobbiamo avere un numero dispari di maglie. Per questo pannello ho avviato 31 catenelle più una. Quindi, avviate le 31 catenelle, ne dobbiamo realizzare una in più. Entriamo nella seconda catenella dall'uncinetto e realizziamo una maglia bassa più una catenella che sostituiscono la prima maglia alta. Realizziamo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella, catenella successiva, maglia alta. Vedete, abbiamo formato il primo quadrato. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto. Saltiamo una catenella nella successiva maglia alta. Creiamo
Catenella di separazione, saltiamo una maglia, nella successiva una maglia alta. E procediamo in questo modo per tutta la riga. Terminata la prima riga, voltiamo il lavoro e iniziamo con 3 catenelle. Le prime due sostituiscono la prima maglia alta, la terza è la catenella di separazione, una maglia alta sottostante. Catenella di separazione, una maglia alta sottostante. E procediamo in questo modo per tutta la riga. Quindi procediamo ripetendo questa riga di andata e ritorno fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Nel mio caso il pannello sarà lungo 72 cm per un'altezza di 17. Dunque ho lavorato il pannello con l'uncinetto numero 5. Per realizzare la catenella utilizzerò l'uncinetto numero 6 e il filato slipei, questo è un po' più grossettino, in modo da riempire questi quadrati. Vi sconsiglio i filati troppo sottili, altrimenti il risultato non sarà quello desiderato. Allora, abbiamo una catenella lunghissima. Dopodiché vi farò vedere come proseguire. Dunque, dobbiamo utilizzare un ago senza punta, vedete? E inseriamo la catenella. Passiamo l'ago da sotto. E tiriamo la catenella. Entriamo in ogni quadrato in questo modo qua, vedete? E andiamo avanti in questo modo per tutta la lunghezza del pannello. Dunque, questo è come si presenta una volta inserita la catenella. Vedete, abbiamo l'ultimo quadrato, quindi facciamo passare l'ago in questo modo qua. E tiriamo tutta la catenella. Adesso saliamo, scendiamo giù, fino al termine del pannello. Vedete, questo è come si presenta. Procedo fino al termine del pannello e poi vi farò vedere nuovamente come girare la catenella. Dunque, sono arrivata al termine della riga e faccio passare l'ago in questo modo, vedete? Terminata la riga, risaliamo da questo punto.
Dunque, procediamo in questo modo fino al termine. Dunque, ho terminato di inserire la catenella. Allora adesso dobbiamo bloccarla. Questa è la parte iniziale. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione. Poi prendiamo l'altra estremità, vedete qui avevamo la catenella, quindi a questo punto possiamo disfarla. Allora, adesso dobbiamo bloccare anche questo punto. Completato il pannello, possiamo pensare all'assemblaggio e dobbiamo piegarlo in questo modo qua. Quindi andremo a cucire da questo punto fino a questo. In questo tipo di lavorazione non c'è né un dritto e né un rovescio. Per essere sicuri che la cucitura venga perfetta, vi suggerisco di inserire questo marcapunti in modo da bloccare questo punto. Prendiamo il filo nero e avviamo la cucitura.
E voilà, siamo arrivati alla fine del progetto. Come avete visto, è facile e si realizza in pochissimo tempo. Con questa stessa tecnica ho realizzato una sciarpa che troverete sul canale. Comunque vi metterò il link sotto il video e nella schermata finale, in modo da poter scegliere se realizzare uno scaldacollo o una sciarpa. Questa sarebbe anche un'idea per i pensierini di Natale. Mi auguro che vi sia piaciuto, se così fosse condividete e lasciatemi un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi progetti. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li troverete sotto il video e nella parte iniziale del video dove spiego lo schema. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi sotto i commenti e vi risponderò il prima possibile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti. Non fate altro che darmi tanto entusiasmo per realizzare tanti altri tutorial. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.